SPID Minore è un servizio del tutto gratuito e consente di accedere ai servizi online erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per le fasce di età compresa fra 5 e 17 anni. Se sei genitore o detieni la potestà genitoriale, puoi richiederlo utilizzando il tuo SPID attivo, di tipo personale o professionale, con credenziali pari almeno al livello 2. I documenti indispensabili per attivare SPID Minore sono un documento di riconoscimento valido, come carta d'identità, patente o passaporto, dell'altro genitore non richiedente rilasciato dallo Stato italiano, oppure in alternativa la copia di un documento che attesti di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale. Un documento di riconoscimento valido del minore, carta d'identità o passaporto, rilasciato dallo Stato italiano. La tessera sanitaria in corso di validità del minore. In assenza della tessera sanitaria, il minore potrà esibire il tesserino del codice fiscale che nel retro riporta il numero di identificazione della tessera. Se sprovvisto anche del tesserino del codice fiscale a causa di smarrimento, furto, deterioramento o illeggibilità, il minore ne potrà fare richiesta all'Agenzia delle Entrate. In tal caso verrà utilizzato il certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia. Se invece sei un cittadino italiano residente all'estero, è necessario che tu sia in possesso di un documento di riconoscimento come carta d'identità o passaporto in stato valido rilasciato dallo Stato italiano e della tessera sanitaria rilasciata dallo Stato italiano. In alternativa alla tessera sanitaria puoi esibire il tesserino del codice fiscale che nel retro riporta il numero di identificazione della tessera. Se sei sprovvisto anche del tesserino del codice fiscale, ne potrai fare richiesta all'Agenzia delle Entrate tramite l'ufficio consolare di riferimento dal sito ufficiale www.esteri.it. Accedi all'area servizi consolari e visti, servizi agli italiani all'estero, codice fiscale. Ed utilizza il certificato prodotto dall'Agenzia delle Entrate contenente il codice fiscale vidimato dall'ufficio consolare. Una volta procurati tutti i documenti richiesti, collegati al sito www.pec.it. Ti ricordo che la richiesta puoi eseguirla utilizzando il tuo SPID di tipo personale o professionale attivo presso Aruba, con un livello di sicurezza pari almeno al livello 2. Accedi all'area SPID minore e procedi con la richiesta. Per maggiori informazioni sulla procedura di registrazione di SPID minore, ti consiglio di consultare il tutorial dedicato.